bene, ciao a tutte, that's alright, buongiorno a tutte quante. Avete ragione, questi video fatti con le mani, solo con le mani, sono di una palla stratosferica, quindi ogni tanto per non farvi avere dei cali di attenzione farò dei piccoli giochi di abilità con le dita, tipo questo, o faccio passare oggetti random, tipo la solita penna perché sono seduta alla scrivania, ma potrei anche farvi vedere questo CD fucsia, che sta bene su tutto il fucsia. Farvi vedere la penna scimmia, che se muovete la punta fa, aspettate, devo trovare la posizione, fa, aia, che male, aspetta, ci devo riuscire, ora ve la voglio fare vedere, fa così, ecco, quando scrivete fa così, ecco. Questa l'ho comprata al MoMA di San Francisco. Dite voi, sei andato in uno dei più grandi musei di arte moderna a comprarti la penna con la scimmietta? Sì. Ho comprato pure un'altra cretinata, una pallina con le. Ho comprato anche una pallina con i brillantini dentro, ma questa è una cosa mia. Allora, questo video, io avevo intenzione di farlo già da un bel po' di giorni, di verità, soltanto che per mancanza di tempo, solo per mancanza di tempo non l'ho fatto, perché quando avevo poi del tempo libero, ovviamente facevo di tutto tranne che fare i video. Quindi vado a farlo oggi. Guardate, non sono ubriaca. Ah, sa. Lo smalto che indosso prima di cambiare, 150 me lo chiedono, è il Bu di Kiko, uno della nuova collezione, un verdone. Allora, stamattina mi sono accorta che Miss Strawberry Fields mi ha bruciato sul tempo, cioè bruciato tra virgolette. In sostanza, lo ha già fatto, però lo faccio pure io perché io faccio una cosa leggermente diversa. Ho visto, cercando mascara con le fibre, non ve la so mimare la fibbra, quindi un blog di una ragazza statunitense dove suggeriva di aggiungere le fibre ai propri mascara, che in sostanza è quello che ha fatto vedere Miss Strawberry Fields Forever. Miss Strawberry Fields taglia le ciglia finte. Io ne ho un paio soltanto e fanno pure schifo, quindi non voglio assolutamente toccarle. Ma l'occorrente per questo esperimento è. Allora, io sotto ho messo un tovagliolo perché questa era la scrivania di mia nonna e non la voglio rovinare. Poi un pezzo di carta da forno, aspettate, ve la faccio vedere. Questa è carta da forno perché ho pensato che la carta da forno fa scivolare meglio le cose. Poi un mascara, nel mio caso l'Extra Volume Collagen di L'Oreal, comprato un bel po' di tempo fa. Infatti l'avevo messo tra le cose da farvi vedere che ho terminato, in realtà non è proprio terminato terminato, si è molto seccato, si è addensato, invece di immolare un mascara, perché non ne ho, cioè, mascara da immolare se non questo qua, ho detto vabbè, proprio con questo qua che sta finendo, pazienza, cioè che si è addensato, pazienza. Per sciogliere i mascara io uso due trucchetti. Primo trucchetto, che è quello di mamma, immergere il mascara nell'acqua calda, quindi a uso bagnomaria si scioglie quello che viene accumulato nelle pareti. Due, mettere un poco di soluzione salina. Certo che questa inquadratura è favolosissima, quindi soluzione unica per tutti i denti a contatto morbide. Questo è, la uso pure come collirio. La soluzione salina me lo ha consigliato il mio oculista, che mi ha detto non comprare colliri, usa la soluzione salina, e quindi vi devo dire effettivamente aveva ragione. E vi ricordo il mio, no, vi ricordo, voi non lo sapete, il mio oculista era l'oculista di Mike Buongiorno. Detto questo, per le fibre immolerò a sacrificio questo pennellino, che è un pennellino da niente di una palettina di queste qua con tante cose che mi hanno regalato. Poi le forbici. Forbici, forbici, forbici. Ok, queste sono le tre cose che fondamentalmente servono. Cominciamo, semplicissimo. Siccome io sono una paranoica schifosa, comincio col prendere la carta forno e la piego in modo tale già da fare il coso. Già la piega pronta per poi fare. Ovviamente lo faccio da questa parte perché poi qua, anche se volevo fare l'imbutino, vi dico la verità, ma ora vediamo. Intanto facciamo così. Poi prendo il mio mascara, lo apro con tutte le mie forze perché è chiuso per sempre. Io credo che si sia accumulato un po' di prodotto in fondo. In linea molto teorica dovrei levare il tappicino che non c'è. Infatti non leverò un bel assolutamente niente e metto, giusto per renderlo più liquido,
Un paio di gocce, sto facendo tutto alla fotocamera, non ho cognizione di niente. Un paio di gocce, ok, va, no, l'ho sporcato. Qui dentro, e chiudo, e lascio. Ma sono schiacciato lo smalto. E chiudo. Si sono fatti i grumi di mascara. Ok, e lo lascio qua. Tu però la mascara, stai qua, stai in inquadratura. Ok, dopodiché prendo la carta forno. Il pennellino che ho immolato al sacrificio, un attimo che chiudo la soluzione salina per non farvi annoiare, faccio un gioco di abilità col dito, che è un gioco di abilità fortissimo, e con le forbici tagliuzzo finemente il pennellino, che a dirvi la verità ho lavato ieri sera. Non l'ho mai usato, l'ho lavato per amore di pulizia, visto che poi ora mi va negli occhi, insomma. Ma si vede che sto facendo qualche cosa? Sì, dai, si intravede volendo. Oh, così si vede. Taglio piccolo, 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 piccolo. Vi allieto con una canzone mentre faccio questa operazione. Jack, ma io ti amo. Anch'io Jennifer, ma sto morendo. Cazzo Jack, non morire. Jennifer, non posso non morire. Perché devi morire Jack? Perché ho deciso di mangiare solo porcherie per il resto della mia vita, quindi mi rimangono 6 mesi di vita, perché ho deciso di bere solo Coca-Cola e eliminare l'acqua. Jack, diventa vegetariano. Dai, cioè è l'operazione di tutto l'anno, pensavo fosse una cosa più veloce. Lois sta abbaiando ai vecchi che passano giù. Dovete sapere che il mio cane abbaia ai cani che passano e alle persone anziane con il carrellino della spesa, e credetemi, in questa zona ce n'è tanti, 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 tanti. E ogni volta che lei e la sua amica Lara, che è il cane dei vicini di casa, che sono migliori amiche, vedono passare o un cane o un vecchio col carrellino, succede una tragedia, gridano come due pazzi. Jack, non ti amo più. Jennifer, ma mi sono messa a dieta. Jack, mi sono messa con uno che lavorava a McDonald's. Jennifer, ti odio. Ma secondo voi ci bastano? Boh. Che dite? Boh. Mi pare che lo capisco. No, ne faccio ancora. Aspettate, che dolore queste forbici. Jack, dimmi Jennifer. Ora mi piacciono le femmine. No, Jennifer, dimmi Jack. Anche a me piacciono le femmine. Ok, finita questa operazione e visto il mio canto melodioso, prendo questa poltiglia che ho fatto. Certo, a Mr. Strawberry Fields venivano molto più grossi. La verità sta nel mezzo. Allora, poi apro. Già 9 minuti. Ragazzi, io vi ho stonato di fesserie per 9 minuti. Prendo qua la questione e la verso dentro il mascara. No, non cadere. No, no, Jack, no. E verso. Magari ve lo faccio vedere cosa sto versando, non sarebbe neanche tanto male. Quindi vedete che la mia teoria dell'imbutino non faceva una piega, quindi adesso io faccio l'imbutino.
questa antica tecnica shatsu, un pochino. Faccio quello che a Palermo si chiama un coppo e lo lascio cadere dentro. Vedete, la mia teoria dell'imbutino non faceva una piega. E voilà! Troppo brava sta superstar. Chiudo. Shake it. Shake it, shake it, shake it. Ah, se me ne de... Certo, metà è caduta sul tovagliolo. Va bene così, ecco. Ce la farò, Jack. Ok, il mascara è più liquido. Le setoline non si vedono a occhio nudo, figuriamoci dalla fotocamera. Va bene. Ora facciamo pure una cosa. Non me lo provo ora per 200 motivi, uno dei quali è non ho il tempo di truccarmi in questo momento, ma appena finisco di fare i miei doveri domestici, faccio un tutorial perché devo andare a lavorare. Molte di voi mi hanno chiesto come mi sono truccata nell'ultimo video dove faccio LOL. Non ci vuole assolutamente niente. Oh, ma sono cadute qua. Oh, che disdetta. Da capo. Imbutino, altrimenti detto coppo. Il coppo, quello che a qua a Palermo chiamiamo coppo, fanno i fruttivendoli per dare la frutta e ho i semenzali. Sapete che sono i semenzali? Coloro che durante le feste patronali, tipo il festino di Santa Rosalia, che io vi invito a vedere, tipo le feste di paese, le feste di quartiere, vendono quella che chiamiamo cali e semenza. Ok, stavolta è caduto tutto. E vendono tipo le noccioline, le noccioline caramellate, le mandorle caramellate. Poi, io non so come si chiama in italiano, si chiama scaccia, che sono i semi di zucca, che sono buonissimi, ragazzi. Certo, sono ingrassanti da fare paura, però non vi nascondo che quest'estate, cioè l'estate passata, ma quest'estate si replica assolutamente, con gli amici stavamo fuori nel terrazzo con la bottiglia di birra, la bottiglia di acqua e anice e scaccia fino alle 3 di notte. Così sono di quelle godure della vita. Va bene, allora, questo ovviamente non si vede niente, però voglio dire, almeno vi ho fatto vedere che il mascara si è un pochettino ripreso. Si riprende con la soluzione salina. Vi ho stonato di chiacchiere per 13 minuti, mi fermo qua. Farò un tutorial che metterò ovviamente a seguito, non subito perché poi devo capire io pure quando caricare e quando convertire i video. Beh, mi compenso, ho sporcato tutta la confezione di mascara. Faccio pure un tutorial dove vi faccio vedere come va con questo qua. D'accordo? Ciao 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 e che le stelle siano con voi.